Ha fatto bene ieri Renzi a disertare l'assemblea di Confindustria e andare invece da Marchionne a Melfi? Queste sono scelte, diciamo, di Matteo Renzi, che evidentemente, come sempre, utilizza le convenienze. Forse preferisce Marchionne alla rappresentanza delle imprese italiane. D'altra parte, io non so cosa possa raccontare agli imprenditori rispetto alla sua azione di governo, perché credo che al di là di tanti bei, insomma, slide, abbiamo visto le nuove lavagne sulla buona scuola che orgogliosamente non ho votato, ho visto insomma tanti slogan, però poi concretamente come sta cambiando questo paese non mi è ancora molto chiaro. Quindi non so cosa posso andare a dire a Confindustria, magari può ingannare ancora un pezzo di italiani, un pezzo di imprenditori, mi sembra difficile. Marchionne è un suo sponsor ormai, quindi evidentemente si sente a casa. Ma lei parla come un esponente dell'opposizione in questo caso, è Magari vero che lo è se almeno nelle campagne elettorali per le regionali. dicesse. No, 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 a parte che se lui va da Marchionne e gli chiedesse magari di pagare le tasse in Italia dopo tutto ciò che la Fiat e Marchionne ha avuto da questo paese, mi farebbe molto piacere perché penso che tutti gli italiani, soprattutto gli italiani fortunati come Marchionne, dovrebbero partecipare al pagamento delle tasse, come le famiglie medie del mezzogiorno del nord Italia, come le aziende piccole e medie che attendono risposte ormai da troppi anni. Io sono, rispetto al governo Renzi, sempre più convinta che noi dobbiamo uscire da questo governo. Noi ci siamo entrati perché dovevamo fare le riforme, le abbiamo avviate, dovevamo fare la legge elettorale, l'abbiamo fatta, per quanto non mi piaccia. Oggi siamo ad un bivio, penso sia importante per noi ricostruire un centrodestra unito alternativo alla sinistra di Renzi e credo che Renzi lo potremmo consegnare alla vecchia sinistra che sarebbe molto lieto di accoglierlo.